Cari amici, benvenuti in questa nuova sexy puntata di Yandere Simulator, un simulatore di vita di scuola in cui c'è un senpai che è particolarmente sexy e che noi vogliamo assolutamente conquistare. In questo gioco è tutto molto magico, è tutto molto bello, ma soprattutto è tutto molto moddato! Benvenuti in Akane Simulator, in cui non saremo la solita schifosa Yano, bensì una delle guardie che pattuglia la scuola. Per conto lei, appunto, che Ayano non faccia disastri. Corri, Akane, corri! Qui c'è Senpai, qui c'è Osana, qui c'è ma una donna un po' inquietante. Da qualche parte dovrebbe esserci anche Ayano, suppongo, perché... Eccola, eccola! Maledetta, eccola lì Ayano che si fa tranquillamente i cavoli suoi. Abbiamo tutti gli studenti, alcuni hanno la skin un po' rivisitata, apparentemente. Per esempio, la nostra cara, dolce, bellissima Cocona, la skin è completamente viola. Vabbè, hanno cambiato l'uniforme per... farle dello stesso colore dei capelli. Beh sì, mi sembrava chiaro effettivamente. Oh mio Dio, è una scacchiera gigante. Sembra di essere sotto Natale con tutto questo bianco, verde e rosso. Ok, ma se io mi mettessi a ridere un po'? Questo è il mio modo di ridere, seriamente. Cioè, se io premo control compulsivamente io rido così, eh. Ayano? Ayano, ti si vede, guarda. Tanto non ti calcola, non ti calcola. Aspetti, Lausanne, non calcola te, non calcola lei, non calcola me, non calcola nessuno. Guarda, posso avvicinarmi senza il batticuore, che bellezza. Oh, guarda la mia collega. Ehi, collega. Ehi, collega. Oddio, questi armadietti gialli sono veramente orribili, però, eh. Non mi parli. No, guarda, volevo dirti che c'è Ayano che sta spiando Senpai, come al solito. Non gliele può fregare di meno, ok? Micio, ci sei ancora qui! Ciao, piccolino! Come sei tenero e dolce! Ha dei cuori negli occhi questo gatto? Ok, Micio, sei inquietante, sappilo. Teoria io posso girare così, no? Nessuno se l'accorge, lo sto nascondendo fra le mani, nessuno lo vedrà. Ehi, Ayano? Ayano, vieni qua! Come cavolo guardi, senpai? Guarda a me, non guardare lui! Seguimi un attimo, seguimi, seguimi. Sì, ma seguimi, seguimi! Ma questo qui cosa ci fa? Non era fuori prima il gattino? Scusa Micio, eh. Scusa Ayano, è un istante solo. Micio, ma ti senti bene? No, perché sei inquietante forte, eh. Vabbè, oh, che carino! Mi sta dando i bacini il gatto! Ayano, sei inquietante. Scusami, dovresti seguirmi un attimo. Dove potresti seguirmi? Guarda, qui c'è gente che chiacchiera. Vieni in bagno, Ayano, vieni in bagno. Andiamo a fare le cosacce in bagno, vai, vieni qua. Oppure resta dove sei. Non so com'era l'animazione della morte, però. Però ben ti sta. Con tutte le volte che ha cercato di ammazzare qualcuno, ben ti sta. Guarda che carini sti qua che chiacchierano per i cavoli loro. Addio! Attacca, dai, attacca! Attacca! Attacca, cane, vai! Guardatela, guardatela, ha aperto gli occhi! Cioè, in realtà, questa versione qui di Akane li apre gli occhi. È quella normale che ha sempre gli occhi chiusi. E tu chi dovresti essere? Non lo so e neanche mi interessa. Comunque tanto non è un problema mio ormai. Sta chiudendo sempre di più gli occhi. Ehi, ciao, stai giocando a un bel gioco per computer? Sicuramente sì. Oddio, i bug quelli belli. Ok, ha chiuso completamente gli occhi. Ormai è completamente impazzita, cane. Ehi là! Cosa? Che razza di... Che è successo? Che è questa animazione? Non lo so. Non ne ho idea, ma mi è piaciuta. Vieni Osana, vieni, vieni bella, vieni. Viella. Perfetto. Osana è morta, morta male. Così impara a tenere i capelli del mio stesso colore. Senpai, senpai. Aspetta un po'. Ma quella è un'altra ca... Ciao cane, che bello vederti, no, e anche no, ciao. Seguimi senpai, seguimi, ti farò vedere cose magiche. Di qua, per le scale, vai che per le scale è romantico. Finalmente io e te senpai siamo da soli. Finalmente posso dirti quanto ti detesto, senpai, muori. Oh, finalmente mi sono tolta questa soddisfazione. Cocona, nonostante io abbia i capelli rossi, gli occhi verdi oggi, tu abbia una bella uniforme viola, niente ti potrà salvare da questo. Ciao ciao Cocona. Bel bug, bellissimo. Cocona, smettila. Brava, brava Cocona, brava. Ok, allora mettiamoci l'uniforme della ginnastica perché è carina. I'm so cute kawaii. Oppure potrei mettermi anche quella del nuoto. Vediamo quanto sono cute kawaii vestita in costume. Nah, mi piace più l'uniforme scolastica normale. Rimetti di vestita come prima.
Vabbè, allora se tanto non mi macchio, non mi sporco. No, che schifo, volevo l'altro. Vabbè, niente, ho fatto il danno. Non importa, ora stai vestita normale. Senti, tu qui sei veramente una rottura di scatole, eh. Senti, vieni via che non ti sopporto più. Vai, vieni. Vieni qua, guarda che bello stanzino che ti ho trovato. Vieni, Midori, vieni. Niente di personale, te l'assicuro, ma devi crepare. Addio. Oh, cucciolo, che ti succede? Mi segui un attimo? Ti assicuro che non è niente di personale, neanche per idea. Guarda, guarda, per dimostrarti che non è niente di personale, faccio una cosa magica e... ma stai perdendo un po' i capelli, amico. Per dimostrarti che non è niente di personale, facciamo un saltino qui dentro. Ciao, poi ti porto anche un'amica, non ti preoccupare. Ayano, guarda, c'è un ragazzo che ti vuole conoscere, guarda, vieni un attimo con me. Guarda, Ayano, potevo... Ma la smetti di fare così davanti a me? Smettila! Oh, che cavolo. Come promesso ti ho portato un'amica. Ops, no. Ma io sono tua amica, non mi puoi far qui... mi sono leggermente bloccata su me stessa. Non mi posso muovere. Non mi posso più muovere. Ma se per una volta facessi una cosa carina? Vai senpai, vai a chiederglielo. Vai a chiedere a Yano se è una cotta per te, vai. Per una volta nella vita. Finalmente si stanno parlando, stanno ridendo, guardate come sono carini. Ciao. Vai a chiedere a senpai se è una cotta per qualcuno, vai. Vai, così vedo di scipparvi, ti sto cercando di aiutare. Voglio soltanto aiutarvi. Osana, levati dalle scatole, lasciali parlare in pace, dai. Guardali che carini che per una volta si riparlano fra di loro. Non mi dica che adesso torna a spiarlo? Sì, torna a spiarlo. Osana, tu mi hai veramente scocciato comunque. Seguimi, guarda, non ti voglio più vedere dalle scatole. Guarda ti mollo qui, guarda, nella stanza delle professoresse. Vai, stai lì e non rompere le scatole, lasciali da soli. Guarda, Osama è una persona orribile, guarda, senpai, sappilo. Veramente una persona di quelle pessime, ecco appunto, non parlarle mai più. E vabbè, io avevo cominciato questa partita con le migliori intenzioni, ma oh. No, non ti voglio attaccare subito, ti voglio prima nascondere. Allora, senti, Midori, tu sei sempre una grandissima rottura di scatole, quindi fuori di torno, grazie, addio. Ehi, tu, inquietante persona, vattene di lì. Ok, niente di personale, ma anche te ti volevo ammazzare da un po', che mi avevi tutte scocciato, sempre tra i piedi, stai. E poi anche tu ci provi con senpai, quindi addio, resta lì e restaci. Ora vediamo se diventa più facile ammazzare anche la gente del piano di sopra. Ora basta separare le due sorelle, perché hanno veramente scocciato entrambe. La luce è mia waifu che fa la solita sfigata. Che seguimi anche tu, per favore. Guarda, non me ne frega niente se sei un vampiro, non lo sei, non sono problemi miei, però devi soffocare come qualunque altra persona nel mondo. Perfetto. Ora, finalmente si può far fuori anche la sorella senza tanti problemi, che sta parlando da sola come minimo. Sì, infatti. Basta, è rotto. Ora soffoca, grazie, soffoca. Addio. Ehi, va anche quelli belli. E il sangue che non cade. Addio. Kizana, ma ciao Kizana, quanto tempo era che ti volevo conoscere. Chiudiamo subito queste porte prima che qualcuno si accorga di qualcosa. Ops, c'è la cane con la vera. No, a cane contro cane, ha vinto l'altra cane. No, maledetta, mi ha anche messo una posizione un po' oscena. Ma se io mettessi un po' al giardinaggio, voglio dire, giusto così, per passare un po' il tempo. Là, che soddisfazione. Vieni, Osana, vieni. Lo so che tanto voi non vi sopportate mai. Vieni. Guarda, Osana, ti faccio vedere una cosa interessante. Allora, questo qui è un giardino, vedi? E nel giardino ci si possono fare tante cose. Per esempio, si può prendere la pala, tipo questa, e ci si può attaccare la gente così, esatto. Quindi, Osana, non resta altro da fare che andare a fare un giro insieme. Allora, ti faccio vedere come si fa a fertilizzare la terra. Adesso non è stato da fare che ricoprire la povera piccola tsundere di terra. E vedrete che il prossimo anno avremo un bel raccolto di persone con i capelli arancioni, tipo me, ecco. Là! Perfetto, nessun problema. Visto, è così, ecco, come si fa il giardinaggio? Cavolo, mi sono sporcata di sangue stavolta, maledizione, che fastidio. Sull'uniforme tutta bianca. Dai, Ayano, quello è il tuo grande momento. Ce la puoi fare, sono sicura che ce la potrai fare. Forse. No, non è sangue, no, non è sangue per niente. Non so perché adesso mi sono sporcata, prima ero immune.
Allo sporco, ok, me ne adesso qui detto il mio cespuglio e speriamo che per stavolta Yano, visto che gli ho tolto qualche problema di rivalità con Osana, riesca a farsi avanti con Senpai. Se non ci riesce, cavoli suoi. Non è sangue, smettete di guardarmi come se lo fosse. Vero gattino, vero che tu mi credi? Sì, sì che tu mi credi che non è sangue, vero? Dammi bacini, micio, bacini, bacini. Ok, Ela, che c'è? Non ti ho fatto niente. Che c'è? Non ti ho fatto niente, non mi guardare così. Che c'è? Non ti facevo niente. Allora, se insisti, se proprio insisti, allora qualcosa mi tocca farti. La vostra rappresentante di classe vi ricorda sempre di tenere la scuola pulita dopo gli omicidi, per cortesia. Mi raccomando, pulite soprattutto intorno ai cadaveri, che bisogna pulire molto attentamente. Midori, sempre a sporcare stai. Midori. Chi è sta mani? L'avevo appena pulito. Midori, su, smetti di sporcare. Midori! Basta, ho appena pulito, su via, smetti di sanguinare così, basta. Mamma mia, bisogna stare attenti qui a pulire ogni 5 secondi, se no Midori sporca tutto. Ma che modi sono questi? Non capisco perché tutti quanti continuano a pensare che sia solo che sia del sangue quello che ho sul vestito, quando è chiaro che non lo è, non lo è, capito? Basta non credermi, basta non credermi. Ma cosa? Cosa? Cos'è sta animazione? Non lo so, però è stato bellissimo. Ok, a questo punto, mentre cerchiamo di capire se Ayano riuscirà oppure no a parlare con Senpai, da Kane è tutto. Grazie per essere stati con me fino a questo momento, vi lascio il link della mod in descrizione. Grazie a tutti e viva i capelli rossi, alla prossima con Kiria Yandere Terra Love. Ciao!